Ciao a tutti gli amici di Cycling Side, sono Paolo Bettini, classe 74. Ho vinto due campionati del mondo, una medaglia d'oro ai giochi di Atene del 2004 e tre coppe del mondo, 2002, 2003, 2004, oltre a parecchie classiche di un giorno. Alaphilippe, Van der Poel e Van Aert mi piacciono, mi assomigliano perché attaccano. Sempre e comunque, danno spettacolo. Alaphilippe. Van der Poel, proprio perché attacca e non sta a guardare quante energie butta via, da spettacolo. Il ciclismo di oggi è troppo basato sui numeri, poca fantasia. Ci fosse stato il reggisella telescopico, sarei stato curioso di provarlo, sicuramente non sarebbe stato quello a decidere la vittoria o meno in una grande classe. Il carbonio è una grande opportunità per la creazione di tanti oggetti, tra cui la bicicletta, e l'ha rivoluzionata sicuramente. Peso minimo 6.8 kg, arcaico, vecchio, UCI impantanata nella storia e non riesce a sbloccarsi. La proposta che potrei fare è semplicemente dare le normative europee di sicurezza, e se uno riesce a starci dentro a 4 kg, perché no? Poi sta all'atleta che ci sta sopra capire quando usare una bicicletta super leggera o quando magari usarne una un pochino più robusta. Apro una piccola parentesi, i ciclamatori vanno tutti in giro sotto i 6,8 kg. Tubolare tutta la vita. Freni a disco sì, no, si scendeva fortissimo, abbiamo sempre sceso fortissimo, poi magicamente ho scoperto anche che si riusciva a frenare con i freni a disco. Avessi una macchina del tempo, tornerei al ciclismo degli anni 80. Davide Rebellini è un professionista a 360 gradi, io me lo ricordo a una gara anni fa, eravamo ancora in gruppo professionisti insieme e mi disse: io correrò in bici finché mi divertirò. Probabilmente si sta ancora divertendo. Rilevatori di potenza del mondo del ciclismo sono stati una rivoluzione. Li abbiamo usati, ma li utilizzavamo ai miei tempi per allenarsi. Andavamo in gara per vincere, senza numeri. Per rendere belle, brillanti, entusiasmanti le tappe dei grandi giri, farei tappe spettacolari. Abbiamo visto più volte quanto è bello fare una tappa su delle colline se è studiato il percorso in maniera tecnica importante, e magari delle tappe di alta montagna noiosissime. Non piace, purtroppo abbiamo vissuto anche due anni complicati che hanno allontanato ancora di più il pubblico ai corridori. A me piace avere il pubblico che ti tocca, naturalmente con giudizio. Siamo nati, siamo cresciuti sulla strada con le ali di folla intorno, pertanto il vuoto dà fastidio, almeno a me. Quello che succede all'interno delle squadre è così. Instagram, Facebook, Twitter, tutti i social allontanano comunque, ma non solo nel ciclismo, nella vita normale, allontanano la cosa più bella, la relazione, il parlarsi. Ma perché no, mandarsi anche a quel paese guardandosi negli occhi e dopo 5 minuti essere a bere un caffè insieme. Il ciclista. Allora, dico questo, scopro sempre più gente che arriva ad utilizzare la bicicletta magari verso i 30 anni, 35 anni, dopo un infortunio, dopo che magari uno ha preso anche parecchi chili, scoprono cosa vuol dire vivere la natura, vivere il territorio, e si flippano via perché poi non riescono più a scendere. Fatelo prima. Gravel è un'opportunità, non è solo una moda, direi è uno stile di vita.
La bicicletta per me è come una donna. Se te la dimentichi in garage ti scalcia, perché sai bene che le donne le vanno tenute bene, vanno coccolate, la bicicletta è la solita cosa. E anche adesso è così, me la dimentico in garage 2 settimane, mi rende il conto e quando risalgo è una gran fatica. Se la uso frequentemente e la coccolo frequentemente faccio meno fatica e mi diverto di più. Allora, il corridore di oggi che più mi somiglia? Il corridore di oggi che più mi somiglia? Alan Philippe. No, fammela rifare perché ho detto Alan Philippe. Detto Alan. Perfetto.